Botti di fine anno, scoperta dai carabinieri, una vera e propria Santa Barbara destinata al mercato grigentino, sequestrati 3 quintali di giochi pirotecnici pericolosi che hanno anche richiesto l'intervento degli artificieri. Frantoi nel mirino di Striscia la Notizia per l'inquinamento del fiume Magazzola Ribera. Il sindaco Pace ai microfoni di Stefania Petix si dice pronto a far chiudere gli olifici se gli episodi dovessero continuare. Anche il pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca tra le strutture destinatarie dell'investimento da quasi 50 milioni di euro della regione, ma intanto un'ala del Giovanni Paolo II è ancora senza riscaldamento. Il Borgo dei Borghi raggiunge un altro importante obiettivo, questa volta sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti. Il comune di Sambuca con il 78% si piazza al secondo posto tra i centri siciliani virtuosi. I comuni del Belice si apprestano a celebrare il 50° anniversario del terremoto. Le manifestazioni puntano sul riscatto del territorio e promozione della cultura e si svolgeranno durante tutto l'arco del 2018. Natale nelle scuole, concerto del coro della scuola media in Veges ieri sera alla chiesa della Badia Grande. Oggi pomeriggio l'inaugurazione dei presepi di Ciclart dell'Istituto Don Michele Remo di Sciacca. Anche oggi un cordiale saluto e benvenuti al nostro telegiornale. Una vera e propria Santa Barbara destinata al mercato agrigentino per i botti di fine anno. È stata scoperta dai carabinieri di Agrigento che hanno dovuto richiedere l'intervento degli artificieri antisabotaggio per rimuovere in sicurezza l'ingente quantitativo di esplosivo rinvenuto all'interno di un garage e di un appartamento allicata. I particolari nel servizio. 1140 confezioni di prodotti pirotecnici, 62 batterie di supporti per il lancio dei fuochi, inneschi di vario genere e pericolosissime bombe carta. È una vera e propria Santa Barbara quella scoperta dai carabinieri in 2 distinti depositi ricavati all'interno di un garage e nella cucina di un appartamento nel comune di Licata. In tutto 3 quintali di giochi pirotecnici proibiti, contenenti materiale esplosivo pericolosissimo, illegalmente detenuti e destinati a finire nel mercato nero della provincia di Agrigento in occasione delle ormai prossime festività natalizie e in particolare del Capodanno. Botti di ogni genere, ma molto pericolosi a causa dell'elevato potenziale esplosivo costituito dal considerevole contenuto pirico degli artifici. Era già tutto pronto per la vendita quando i carabinieri hanno fatto irruzione in quello che i militari stessi hanno definito un supermarket col botto, ma che in realtà erano un garage e una cucina di 2 distinti stabili del centro abitato di Licata. È stato persino necessario l'intervento degli artificieri antisabotaggio, unità speciale dei carabinieri per mettere in sicurezza l'ingente quantitativo di esplosivo rinvenuto e scongiurare inneschi accidentali che avrebbero potuto danneggiare gravemente gli stessi immobili. Le manette sono scattate ai polsi di un impiegato incensurato, un 33enne di Licata che è finito al carcere per Trusa di Agrigento con l'accusa di detenzione illegale di esplosivi. L'operazione, che rappresenta uno dei più grossi sequestri mai effettuati in provincia di Agrigento, rientra nel piano di controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento al fine di rendere più sicuri i festeggiamenti natalizi e di fine anno. In un solo colpo sono stati tolti dal mercato nero pericolosissimi fuochi illegali destinati al mercato agrigentino e che avrebbero fruttato un guadagno di svariate migliaia di euro. Sono stati bloccati a Sciacca, nell'area portuale, 2 migranti che erano fuggiti dall'hotspot di Trapani. Si tratta di 2 egiziani, un maggiorenne e un minorenne. Ad individuarli sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. Erano entrambi privi di documenti e l'identificazione è stata complessa a causa anche della scarsa collaborazione fornita dai 2 migranti. Dai successivi accertamenti è stato possibile risalire alla loro identità e scoprire che si erano allontanati dalla struttura di Trapani, dove è stato riaccompagnato il maggiorenne, mentre il minore è stato affidato ad una struttura per minori non accompagnati di Sciacca.
Una ragazza di 21 anni, Giulia Nigrelli di Menfi, ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con sospensione della stessa, lasciando in tal modo gli arresti domiciliari cui era stata ristretta. La giovane era rimasta coinvolta nell'inchiesta antidroga denominata Street Food. Ora il patteggiamento è condanna con la condizionale, la rimessa in libertà della ragazza è disposta dal giudice del Tribunale di Sciacca Alberto Davico. L'inquinamento dei fiumi agrigentini e lo sversamento degli scarti di lavorazione dell'olio tornano al centro dell'attenzione di Striscia la Notizia, che ancora una volta si avvalsa del contributo dell'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento. Se l'inquinamento del fiume Magazzolo si ripeterà anche il prossimo anno, con precisa ordinanza farò chiudere i frantoi presenti sul territorio. Lo ha dichiarato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ai microfoni di Stefania Petix. Sentiamo. Servizio ieri sera su Striscia la Notizia, la popolare trasmissione di Canale 5, sulla questione delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi dell'Agrigentino e scaricate nei fiumi, in particolar modo i fiumi Magazzolo e Naro. L'acqua inquinata, sversata, a quanto pare, produce effetti ancor più negativi rispetto agli scarichi fognari. Una situazione incresciosa e vergognosa che si ripete puntualmente ogni anno durante la stagione di molitura delle olive e che oggi registra la dura presa di posizione e la promessa del sindaco di Ribera, Carmelo Pace, intervistato sulla vicenda da Stefania Petix. All'inizio della prossima stagione olivicola convocherò tutti i proprietari degli oleifici in una pubblica riunione. Dopodiché, se dovesse verificarsi, auguriamoci di no, di nuovo l'inquinamento del fiume Magazzolo, emetterò un'ordinanza contingibile e urgente di chiusura di tutti gli oleifici fino a quando le falde del fiume Magazzolo torneranno limpide, così come devono rimanere. A segnalare la problematica, ancora una volta, l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento con Claudio Lombardo. Al centro dell'attenzione, in particolar modo, i frantoiani che operano nei pressi dei fiumi interessati. L'acqua nera che vedete è l'acqua di vegetazione prodotta dalle olifici, dalla molitura delle olive. Più si produce olio, più acqua di vegetazione ritroviamo qui a mare. Come andrebbero smaltite queste acque? Queste acque andrebbero smaltite, rilasciate nei terreni dedicati oppure attraverso delle ditte che fanno questo lavoro. E invece loro, per risparmiare gli olifici, li abbandonano ovunque. I colpevoli probabilmente vanno cercati tra i 5 oleifici vicino al fiume. Sai che ti dico? Andiamoli a trovare. C'è di nuovo il fiume sporco. Dico, voi come le smaltite queste acque? Dei terreni adibiti allo spargimento dell'acqua vegetale. Abbiamo una vasca di contenimento, l'acqua è tutta là. Quindi voi le smaltite bene? Noi abbiamo tutte a posto. Le portiamo nei terreni, lo spargimento. Noi le spandiamo nei terreni nostri, di proprietà. È a norma di legge? Certo. Ci sono le cisterne giù. E poi dove la mettete quest'acqua? La portiamo in campagna. Chi è che sporca? Che ne so. Io sono a posto per quanto mi riguarda. Però non sapete chi è. Ma io posso dirle, posso corrispondere del mio lavoro. E sapete chi è? No. E chi è? Non lo so. Non sa? Non lo so. Ma qualcuno c'entrerà? Lo vanno a cercare. Chi è? Non lo so. Ma sotto, come era ovvio, tutti innocenti e nessuno sa nulla. Il fiume si sporca da solo, come ogni anno. E infatti lo stesso fenomeno avviene ogni anno tra ottobre e novembre. E scovare i responsabili non è mai facile. Le leggi e le sanzioni, per carità, esistono e i controlli vengono anche fatti, ma li chiudono per qualche giorno, poi tutto torna come prima. Basterebbe farli chiudere tutti ogni volta che l'acqua diventa nera, per incombente rischio per la salute pubblica. C'è il pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Tra le strutture destinate a beneficiare del piano straordinario di investimenti da 50 milioni di euro della regione siciliana. Una buona notizia, ma intanto il nosocomio Saccenze è ancora alle prese con gli ascensori guasti e da alcune settimane con il problema della mancata attivazione dell'impianto di riscaldamento. Abbiamo denunciato questi disservizi alla sede regionale del Tribunale per i diritti del malato, ci dice Lilla Piazza. Sentiamo.
Un piano di investimenti di quasi 50 milioni di euro per il pronto soccorso di una ventina di ospedali siciliani e per alcune particolari strutture sanitarie dell'isola. È quanto annunciato il nuovo assessore regionale alla salute, Ruggero Razza. Si tratta di fondi destinati ad interventi che erano stati a suo tempo individuati dal Dipartimento Pianificazione Strategica dell'assessorato tra le varie progettualità presentate dalle aziende sanitarie provinciali. C'è anche Sciacca e dunque il pronto soccorso del Giovanni Paolo II tra le strutture che usufruiranno del finanziamento, oltre all'ospedale di Canicattì in provincia di Agrigento e al nosocomio di Castelvetrano Alcamo nel territorio di Trapani. I fondi assegnati, per l'esattezza 47.603.000 euro, sono destinati nella loro quasi totalità alle unità operative di pronto soccorso e all'emergenza urgenza. Per il governo Musumeci, ha dichiarato l'assessore Razza, rappresentano una priorità. Buone notizie quindi per l'area di emergenza dell'ospedale di Sciacca, ed è sempre una delle criticità della sanità locale a causa anche della carenza di personale medico e infermieristico in servizio a fronte soprattutto della vasta utenza che fa riferimento al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Alle buone notizie si associano però quelle sconfortanti riguardanti l'ordinaria amministrazione e la responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Sciacca, Lilla Piazza, evidenziare oggi di avere nuovamente segnalato e denunciato alla segreteria regionale del Movimento, ma anche al commissario dell'azienda sanitaria provinciale Gervasio Venuti, la questione del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento in un'ala dell'ospedale di Contrada Seniazza. Problema che persiste ormai da un paio di settimane, nonostante fosse stato annunciato un intervento di manutenzione all'impianto. Sono anche questi gli episodi che danneggiano la sanità saccense, dichiara Lilla Piazza, ancorché riguardino quella che dovrebbe essere l'ordinaria gestione della struttura ospedaliera. Ai responsabili regionali del Tribunale per i diritti del malato è stata poi rappresentata anche l'eterna questione degli ascensori non funzionanti, nonostante anche in questo caso gli impegni assunti da tempo per la manutenzione straordinaria. Rispetto allo scorso anno si registra una mancanza di più del 50% delle risorse idriche negli invasi del comprensorio liberese. A lanciare l'allarme il Meetup Ribera 5 Stelle, che assieme al parlamentare Matteo Mangiacavallo ha incontrato gli agricoltori della zona. E oggi viene chiesto al sindaco Carmelo Pace di convocare urgentemente una conferenza di servizi per cercare di fronteggiare la situazione. Vediamo il servizio. Poca acqua negli invasi e c'è forte preoccupazione da parte degli agricoltori riberesi. Il Meetup Ribera 5 Stelle li ha incontrati assieme al parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo e dagli addetti del settore è emerso che l'unico invaso al servizio del comprensorio contiene al momento solo circa 5 milioni di metri cubi di acqua, chiaramente non sufficienti per affrontare la prossima campagna irrigua. Rispetto allo scorso anno si registra una mancanza di più del 50% delle risorse idriche. Da anni, dicono i 5 Stelle, assistiamo a continui ritardi e alle inefficienze di questo sistema irriguo, dalle perdite dell'adduttore principale alla diga Castello ad una rete di distribuzione ridotta ormai ad un colabrodo. Tutto ciò pone a serio rischio l'intera produzione agrumicola del territorio e a pagarne le conseguenze, come sempre, saranno gli agricoltori, con inevitabili riflessi però sull'intera economia del territorio. Il Meetup Ribera 5 Stelle ha chiesto al sindaco Carmelo Pace di convocare urgentemente una conferenza di servizi per mettere attorno ad un tavolo tutti gli enti preposti ad intervenire per risolvere la problematica. Non ci si può attivare solamente al verificarsi dell'emergenza, sostengono. Al contrario, la questione va affrontata subito con il governo della regione per verificare lo stato in cui versano gli impianti, se esistono dei progetti per realizzare strutture che consentano di recuperare l'acqua che adesso va a disperdersi in mare. Il Meetup Ribera 5 Stelle ritiene indispensabile attivare sin da adesso tutte le parti in causa per approntare interventi tempestivi in previsione della prossima campagna irrigua e per quanto di propria competenza ha già interessato il gruppo parlamentare all'ARS affinché solleciti l'intervento dell'assessore regionale all'agricoltura.
E occupiamoci adesso di rifiuti. Sambuca di Sicilia al secondo posto nella classifica della regione per ciò che concerne la raccolta differenziata. Nel trimestre luglio-settembre 2017 il borgo più bello d'Italia ha raggiunto il 78% di differenziata. Ringrazio i miei concittadini, è un momento di partenza che dovrà portarci a migliorare ancora di più questo risultato, commenta al nostro telegiornale il sindaco Leo Ciaccio. Sentiamo. È stata stilata dall'Ufficio per la Differenziata della Regione Siciliana la classifica che vede il comune di Sambuca di Sicilia al secondo posto per ciò che concerne i dati sulla raccolta differenziata. Con quasi il 78% di differenziata riferita al trimestre luglio-settembre 2017, il borgo più bello d'Italia si è piazzato alle spalle del comune di Giardinello in provincia di Palermo, che guida la classifica. Ma ci sono altri 15 comuni dell'Agrigentino, la maggior parte dei quali del versante Belicino, tra i primi 60 in Sicilia per raccolta differenziata. Classifica che conferma anche Ribera ai primi posti. E c'è la soddisfazione del sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio. È il risultato di un investimento da parte dell'amministrazione, della collaborazione anche delle cittadine, perché poi alla fine tutto questo non viene per caso, ma succede perché c'è un lavoro dietro, quindi è ancora un passo, non è l'ultimo passo, perché ancora dobbiamo migliorare, perché l'obiettivo è ridurre i costi, l'obiettivo è ridurre le tasse, quindi in questa differenziata ci sta anche il numero che attualmente genera dei costi e noi stiamo attivando delle procedure così con le composterie domestiche, ma anche con l'individuazione delle aree per la realizzazione delle compostiere di comunità che ci farà ulteriormente abbattere i costi del servizio, perché tutto è collegato sia come trasporti, sia come personale e sia anche come conferimenti, perché purtroppo anche oggi l'unico è diventato per noi il traguardo, l'altro traguardo da raggiungere, abbassare il conferimento della frazione unica che raccogliamo. Sindaco che attribuisce tale importante risultato alla grande sensibilità, maturità, senso civico e cultura ambientale mostrata dai sambucesi e ad un sistema che funziona e che consentirà di ottenere una ulteriore riduzione della Tari. Alla fonte c'è la collaborazione dei cittadini e anche l'impegno degli operatori, perché tutto questo è possibile perché c'è stato un gioco di squadra, c'è stato l'investimento dell'amministrazione, ma poi a scala tutte le varie reparti sono state veramente in gamba, sia gli operatori che anche i cittadini, che realmente poi sono stati i principali protagonisti, perché inizialmente c'è stata un po' di difficoltà per coinvolgerli in questo nostro progetto. Oggi, già quest'anno, la terza rata della Tari, che è la tassa sui rifiuti, è stata ridotta del 30%, non la terza rata ma l'intero costo, quindi per quasi tutti i cittadini la terza rata è stata alcune addirittura è arrivato anche a zero, quindi c'è stato realmente un riscontro, e questo riscontro mi auguro che generi ulteriore impegno e quindi ulteriori sconti. Io ho l'obiettivo di ridurre per il 2018 di almeno altro 15% il costo del servizio e quindi il 15% di ulteriore tassa per i cittadini. Per i piccoli comuni la gestione diretta del servizio rifiuti è indubbiamente il migliore sistema di gestione del servizio, conclude Leo Ciaccio. La gestione diretta nei piccoli comuni comunque ha permesso di individuare eventuali di servizi e migliorarli, quindi intervenire direttamente senza intermediari, senza strutture ulteriori sovracomunali, come era prima, che di fatto hanno generato e generano ancora dei costi. Sì, c'è quella auspicata economia di scala che realmente poi con i fatti che stiamo vedendo di fatto non c'era. Quindi avevamo solo un costo e non avevamo un ritorno, e quindi oggi con la gestione diretta tutti i comuni che stanno gestendo il trottoaro direttamente si trovano ad avere dei risparmi, e questo ci ha permesso di fare tutto quello che abbiamo fatto.
Ritorniamo a Sciacca, affidare i campetti di calcio del rione Fratelli Bandiera e di Via Segni. Il sindaco Francesca Valenti ha sollecitato l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Agrigento, proprietaria delle aree, a dare corso alla richiesta già avanzata lo scorso 10 novembre, ma alla quale non si è dato ancora riscontro. Si dà seguito, ha scritto il sindaco, alle continue sollecitazioni dei cittadini, soprattutto giovani, e alle segnalazioni del consigliere comunale Simone Di Paola relative alle condizioni di degrado e di abbandono dei campetti, che pertanto sono poco utilizzati. Eppure si tratta di spazi importanti per la collettività, di aggregazione e sviluppo sociale, nonché di pratica di attività sportive. La proposta è quella di un affidamento al comune dei campetti incomodato d'uso gratuito per poi assegnarli ai soggetti che ne fanno richiesta. Consorzio Universitario di Agrigento e Pietro Busetta, il nuovo presidente, è stato eletto questa mattina dall'Assemblea dei Soci e si insiederà ai primi di gennaio, in occasione del Consiglio di Amministrazione programmato dopo le festività natalizie. Tutti i membri del CDA sono stati riconfermati, in particolare Giovanni Di Maida continuerà a mantenere la carica di vicepresidente, con le importanti deleghe degli affari generali, della gestione del personale e del contenzioso. I comuni della Valle del Belice si preparano a celebrare il 50° anniversario del terremoto attraverso un programma di iniziative che caratterizzerà tutto il 2018. Il coordinamento dei sindaci del Belice ha deciso di coinvolgere per l'occasione anche università, scuole, associazioni, uffici pubblici e privati. Obiettivo: pianificare iniziative utili alla promozione e al riscatto del territorio. Abbiamo intervistato il sindaco di Partanna, Nicola Catani, a capo del coordinamento dei sindaci del Belice. I 21 comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968 si preparano a celebrare il 50° anniversario del sisma con una serie di manifestazioni utili alla memoria ma anche al futuro. Il coordinamento dei sindaci ha deciso di coinvolgere università, scuole, associazioni ed enti pubblici e privati per promuovere iniziative che non si svolgeranno solo nel mese di gennaio ma durante tutto il 2018. Il programma innanzitutto è un programma che sarà articolato durante il corso di tutto l'anno 2018. Abbiamo valutato, pensato e programmato che il 50° anniversario debba essere, può essere sicuramente un momento dove offrire un po' ai quanti non conoscono il Belice, o comunque creare quelle condizioni di promozione del territorio per ovviamente mostrare e portare in avanti un po' quelle che sono le bellezze del Belice stesso, no? Dai punti di forza, dai punti anche di debolezza. Quindi saranno momenti di confronto costanti, momenti di promozione costante che durante il 2018 caratterizzerà un po' tutte le attività, sia quelle istituzionali che quelle ovviamente che pervengono dal mondo delle associazioni, dalle istituzioni, dalle scuole e quant'altro. Quindi abbiamo già mandato un comunicato con una nostra mail dove far pervenire progettualità a qualsiasi titolo che saranno fatte a valere sulla promozione del territorio, e da queste progettualità verrà fuori un cartellone completo che riguarderà ovviamente tanti aspetti, non soltanto quello commemorativo a cui siamo sempre stati abituati ad assistere. Insieme per costruire bellezza, questo è il nome dato alle manifestazioni che saranno organizzate in occasione del 50° anniversario del terremoto nel Belice e che puntano a dimostrare come, nonostante manchino all'appello ancora tante opere per chiudere il triste capitolo della ricostruzione, la Valle del Belice sia una terra ricchissima di risorse, arte, storia, cultura. Il 50° anniversario del sisma, attraverso le iniziative che saranno organizzate, dovrà dunque rappresentare un'occasione di promozione e riscatto del territorio. Quello è il problema annoso, ovviamente, che però non può essere portato avanti esclusivamente come l'unico problema che il Belice ha, o come se il Belice ancora senza quella totale chiusura di ricostruzione non possa dare già offrire qualcosa di positivo. Quindi stiamo lavorando in entrambi i casi, nel senso che si sta cercando di creare quell'interlocuzione istituzionale tale da poter chiudere alcune parentesi dolorosissime, parlo di opere di urbanizzazione primaria, parlo di altri meccanismi che si sono inceppati nel tempo, ma parallelamente ovviamente vogliamo mostrare ai più che questo è un territorio che comunque si è portato avanti e che sul lavoro e sulla schiena dei propri abitanti ha già creato tanto e che quindi già è nelle condizioni di poter affrontare, come dire, una battaglia, tra virgolette, o comunque tutte quelle condizioni per poter ancora crescere e creare sviluppo economico sul territorio stesso.
promosso dal settore politiche del lavoro e di istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si è svolto questa mattina un incontro con le associazioni più rappresentative del territorio provinciale, delle famiglie con figli disabili, per discutere e programmare le azioni da sviluppare nel 2018. Durante la riunione, oltre alle attività destinate all'inclusione scolastica dei soggetti, è stata evidenziata la necessità di stimolare maggiormente il territorio provinciale attraverso iniziative che coinvolgano gli enti pubblici e privati nella fruizione e qualificazione del tempo libero e sociale dei disabili. In particolar modo si è posto come obiettivo da realizzare in vista della prossima stagione estiva quello della fruizione e accessibilità delle spiagge che insistono nel territorio provinciale, le quali non sempre dispongono di un appropriato accesso per le persone disabili. Per questo motivo nelle prossime settimane saranno avviati i contatti con le amministrazioni comunali per realizzare una maggiore accessibilità alle spiagge. Occupiamoci delle manifestazioni natalizie, esibizione del coro e premiazione degli studenti meritevoli della scuola media Inveges ieri alla chiesa della Badia Grande a Sciacca. Vediamo un estratto della serata in questo servizio. Questa è la versione di Happy Day proposta dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Agostino Inveges di Sciacca, che ieri sera si sono esibiti alla chiesa della Badia Grande, manifestazione natalizia che ha visto la partecipazione anche degli ex alunni dell'istituto, che nel precedente anno scolastico hanno conseguito la licenza media con la valutazione di 10 e lode. A loro sono stati consegnati attestati di merito e un simpatico tocco personalizzato. Durante la serata il coro, diretto dai professori Cappello e Grisafi, ha presentato al pubblico intervenuto canti selezionati tra i più famosi della tradizione natalizia, ma non solo. Proposta anche qualche chicca, come Mamma mia degli Abba, accompagnata da alcuni ragazzi al flauto. Dell'istituto Inveges questa mattina hanno partecipato ad un convegno tenutosi nell'aula magna del liceo classico Fazzello dal titolo Il risparmio avvicina il futuro, progettiamo la nostra vita. Durante il seminario gestito da due funzionari della Banca d'Italia è stato presentato il premio Inventiamo una banconota, iniziativa volta a far riflettere i ragazzi sull'uso consapevole del denaro. Inaugurazione di presepi realizzati con materiale di riciclo dai ragazzi dell'Istituto Superiore Don Michele Arena di Sciacca questo pomeriggio alle 17 all'interno della chiesa di San Domenico in piazza Angelo Scandaliato. La mostra dal titolo Riciclart Presepi sarà visitabile per tutto il periodo natalizio. Adesso i consigli sul libro da leggere o da regalare della Mondadori. Le spiagge meno affollate e su un'isola mai nominata che galleggia in mezzo a un mare incredibilmente trasparente si rifugia una coppia come tante. Una coppia clandestina che ha strappato un weekend all'altra vita, quella vera, per affondare nella gioia disumana della libertà e della passione. Lei, Clem, ha 29 anni, un bambino di 10 mesi e un marito affettuoso. Lui, Harry, ne ha 37. Ha due figlie e un matrimonio a cui numerose altre parentesi hanno dato più equilibrio. Sono insieme, sono pazzi di desiderio e sono destinati a sperimentare la meraviglia e i limiti di quell'avventura che li tiene sospesi in una bolla di irrealtà. Un adulterio di Edoardo Albinati, edito Rizzoli. Anche oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni, buon proseguimento di giornata.